Ciao, nonno Gattaro, mi racconti una storia? Certo, Pietro, ti racconto una storia di quando ero giovane. Era un giorno di mezz'estate, precisamente la vigilia di Natale. Correva l'anno 2000 e ciccia, e dato il periodo di festa, riuscì a trovare un lavoro presso il più grande centro commerciale del mondo, l'Univershop. Pensa che era talmente grande che il suo parcheggio si vedeva dalla luna e chi parcheggiava in fondo doveva prendere l'aereo per arrivare alla porta d'ingresso. Io fui assunto come guardia di sicurezza, data la mia spiccata dote di acciuffare i ladri, ma nessuno mi disse che nel centro commerciale c'erano gli zombie! Zombie shopping la 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 la, zombie shopping la 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 la, zombie shopping la 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 la, zombie show! Tu, nonno, cosa hai fatto? Durante la sigla mi sono fatto un panino con la mortadella. No, intendevo cosa hai fatto quando hai saputo degli zombie? Ero curioso di vederli, quindi mi rivolsi al negozio di ottica del centro commerciale per farmi dare un paio di occhiali per vedere gli zombie. Ma l'oculista era in pausa pranzo e stava mangiando un panino con la mortadella. Per questo che ogni volta che racconto questa storia mi viene voglia di mangiare la mortadella. Poi scoprii che vedere gli zombie era una cosa molto facile, dovevo solo osservare con attenzione la clientela del centro commerciale. Buongiorno signore, mi dica pure come posso aiutarla? Volevo delle lampadine effervescenti. Effervescenti. Buongiorno signora, desidera? Volevo dei pantaloni leggings che alzano il glutine. Il glutine. Signorina, dove la trovo la Coca-Cola senza cocaina? Senza cocaina. Voglio quella tovaglia. Certo, signora, da 6 posti o da 8 posti? Ma se la prendo da 6 posti, quando allungo il tavolo si allunga anche la tovaglia? Anche la tovaglia. Signorina, dove trovo l'olio semprevergine di oliva? Semprevergine. Buongiorno signora, desidera? Vorrei uno di quei ventilatori volanti. Ventilatore volante. Avete una pelliccia ginecologica? Ginecologica. Voglio uno di quei navigatori astrali. Astrali. Signorina, dove trovo le prugne Samsung? Prugne Samsung. Ah, una pietra che si chiama Pietro, che fantasia! Ciao, se questa puntata di Zombie Shopping ti è piaciuta, metti un bel like qui sotto e iscriviti alla pagina. E se anche tu hai delle storie divertenti, beh, scrivemele in privato ed entrerai anche tu nel magico mondo dello Zombie Shopping.